Amiche e amici di Agricoltura Oggi, bentrovati. Iniziamo questa nuova puntata, è la numero 1033. Il tavolo nazionale sul latte ovino e caprino potrebbe essere convocato a metà febbraio. Prima però il ministro Centinaio vuol comprendere come funziona la gestione dei consorzi del pecorino, quale latte venga effettivamente utilizzato, perché se manca latte di produzione locale non lo si può offrire come sardo se proviene da altri paesi. CIA, agricoltori italiani, ritiene molto efficace l'utilizzo del sistema banca dati digitali detto blockchain, per il quale si è insediato un team di esperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Ritiene che questo sistema debba essere applicato senza dubbio anche all'agricoltura. CIA ritiene che in particolare il settore bio possa considerarsi in linea con le tendenze della blockchain, avendo già sperimentato piattaforme di raccolta dati integrabili lungo tutto l'iter produttivo. È stata eletta la nuova delegata nazionale dei giovani della Coldiretti. Veronica Barbati ha 30 anni, di Avellino, è laureata in economia e gestione dei servizi turistici. È stata eletta nell'assemblea del 25 gennaio. Il suo primo pensiero è stato rivolto all'incapacità, purtroppo, di gestire fondi europei da parte del nostro paese per sostenere l'impegno di ben 35.000 giovani che hanno scelto di investire e lavorare in agricoltura. Seguiamo sempre con molto interesse l'attività svolta dall'Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, che ha sede a Guardiagrele in via Roma, nel Palazzo dell'Artigianato. Ci sono molte attività parallele dell'Ente Mostra, una di queste è Artigianato e Sapori, che è giunta quest'anno alla quarta edizione. In verità siamo ancora nel 2018, nel mese di dicembre. Noi abbiamo seguito in particolare una iniziativa che è A cena con il sorriso. Il perché ce lo spiega Fabio Di Cocco, autore, attore, regista, che ha realizzato per noi delle interessanti interviste. Buonasera cari amici, siamo qui al ristorante Santa Chiara di Guardiagrele, dove questa sera insieme all'Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese consumeremo una cena con il sorriso. Una cena con il sorriso, adesso capiremo nel corso della serata perché c'è il sorriso, ma nel frattempo noi ci avvaliamo anche della presenza di esperti del settore, no? Del settore culinario, del settore cena, del settore pranzo, insomma di tutto ciò che è gusto e che sollazza le papille gustative. Questa sera con noi abbiamo come ospite una personalità guardiese, ma di grande riguardo, il professor Dino Mastrogola, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Teramo. Professore, si può ridere mentre si cena? Cioè, il Galateo dice di no, non si ride, ma una cena col sorriso è una specie di ossimoro? Io penso che il sorriso vada bene in ogni occasione, quindi a pranzo, a cena e anche a merenda. Quindi insomma, qui possiamo sorridere. Io non ho ancora visto il menù della serata, sì. Però so che Gino Primavera ha preparato insomma un menù di tutto rispetto per sorridere. Alla sera è consigliabile il menù Gino Primavera o un brodinello più leggero? Sì, assolutamente il menù Primavera. Il menù Primavera. È una garanzia, sarà sicuramente un menù a chilometro zero e quindi... A chilometro zero per quello che si mangia, ma io credo che l'intestino si allungherà di molto. In effetti ci prepariamo per le abbondanti libagioni che ci aspettano. Oh, a livello calorico, visto, ecco, approfittate, adesso entriamo nella parte quante calorie possiamo assumere prima di andare a nanna e da smaltire insomma entro le 8 ore di sonno. Anche l'assunzione calorica dipende ovviamente dall'attività quotidiana e dal metabolismo, però io direi che più prima di pensare alle calorie dobbiamo pensare alla qualità dei prodotti che consumiamo, quindi poche calorie ma soprattutto di buona qualità.
Grazie ancora a Fabio Ricocco che ascolteremo fra qualche istante, però prima Gianfranco Marsibiglio, presidente dell'Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese. È un'iniziativa che si ripete, che si afferma sempre di più ogni anno, siamo alla quarta edizione. L'idea nostra è sempre quella di abbinare le eccellenze abruzzesi, quindi dall'artigianato artistico alla gastronomia. Due eccellenze che potrebbero portare maggiore economia nel nostro territorio e quindi speriamo che con la testa dura che ci contraddistingue arriveremo a far capire a chi di dovere che il nostro territorio ha bisogno della valorizzazione di queste eccellenze. Proprio per continuare questo discorso, in questi giorni ci sono anche degli spot sul Monte Pulciano d'Abruzzo a livello nazionale. Pensavo che veramente se ci fosse un'orchestra per combinare tutti questi elementi, la nostra regione potrebbe avere un impulso straordinario. Purtroppo siamo sempre solisti, quindi quello che fa la mano destra non lo sa la mano sinistra. Però è bene insomma, valorizzare anche il Monte Pulciano, perché anche il Monte Pulciano è un'eccellenza del nostro territorio. Siamo sempre alla cena con il sorriso questa sera insieme all'Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, qui accanto a me il dottor Pierantoni, che adesso conosceremo subito meglio, per parlare di buona cucina, per parlare di buoni cibi, ma so che ci siamo imbarcati in una bella, bellissima avventura editoriale, vero? Sì, e ormai sono un po' di anni che collaboro con Rosanna Lambertucci. Scriviamo libri insieme, l'ultimo lo abbiamo pubblicato da poco, ce l'ho casualmente tra le mani. Che bello, sto infatti... la nuova dieta 4+1 4+1, che è una dieta detox disintossicante, più che dimagrante, ma dimagrante di conseguenza, perché il primo obiettivo è disintossicare. Io volevo omaggiare il presidente Gianfranco, a parte perché è un caro amico, ma perché io lo do a lui come è un dono che faccio, quel poco che posso fare per Guardia Grele, che mi è sempre stata tanto vicina. Oh, grazie, grazie tante. Perché si chiama cena col sorriso? Si chiama cena col sorriso perché ormai viviamo nell'epoca del terrorismo alimentare. Grande dottore, solo per questo. Ho pensato, ho portato anche un libro del 92 del mio maestro Del Toma, eccetera, che poi leggerò qualche passaggio durante la serata. Si dicevano le stesse cose che si dicono adesso, cioè esiste sempre il cibo che non è mai benessere, chissà mai perché, ma ci porta sempre a stare. Ma sempre male. E noi adesso giudicheremo questi piatti, ma... Se come si parla sempre adesso di piatti light, di cucina light, no? Di questi piatti piccoli, 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 quali sono i falsi prodotti light che l'industria ci vende come salutari e che in realtà poi non è che lo siano proprio tanto? Allora, oggi per light intendo light, intanto lo traduciamo e diciamo che significa leggero. Se per leggero intendono il peso del prodotto, può darsi che qualcosina la riusciamo a portare, però light, insomma, io dico esiste un solo modo di mangiare, bisogna mangiare bene, in maniera equilibrata, sana, seguendo anche il proprio istinto, perché viva Dio, noi rimaniamo il proprio istinto, non la panza, non le proprio, perché noi rimaniamo in ogni caso il paese che fa la dieta mediterranea, che rimane l'unica dieta al mondo che è stata nominata dall'UNESCO come l'unica dieta che è patrimonio universale dell'umanità. Qualcosa significherà. Io non sono molto favorevole ai cibi light, ci deve essere un'alimentazione light, nel senso di un'alimentazione consapevole, equilibrata, che non ci privi di nulla, chiaramente senza esagerare. Nei limiti. Senza esagerare. Questo come sempre. I prodotti nutraceutici, non se ne parla tanto. Cosa sono e quali sono le qualità di questi prodotti? Allora, la nutraceutica è una scienza non nuovissima, eh. Oggi sta andando molto avanti, no?
questi cibi che servono a nutrirci, a nutrire un organo molto importante che non tutti conoscono, che vive dentro di noi, che sono i nostri batteri, vivono dentro di noi, sono, pensa, più di 40.000 miliardi, sono quasi 6 kg nel nostro corpo. Questi batteri non sono malefici, anzi, se noi li nutriamo bene, loro ci aiutano a vivere bene. I cibi nutraceutici sono cibi che servono per aiutare questo microbiota, viene chiamato così, quest'organo che abbiamo all'interno di noi, che convive con noi, che ci aiuta a vivere meglio bene, che possono servire a far sì che questi batteri ci aiutino a digerire meglio. In sintesi è questo. Poi si va oltre, perché si va sulla nutrigenomica, sull'epigenetica. Oggi si va a parlare di cibo che può servire per aiutare il nostro DNA, i nostri geni. Questa è un'eredità che ci ha lasciato Veronesi. Quando è andato via, e si sta andando molto molto avanti su questo tipo di discorso. Io faccio parte dell'AMIA, che è l'associazione di medicina anti-age, sono il rappresentante regionale qua in Abruzzo, ed è un nostro cavallo di battaglia. Quindi sia il cibo nutraceutico, diciamo tutti i cibi che sono ricchi di sostanze antiossidanti, mangiate colorato, usate i cibi che ci dà la natura seguendo la stagionalità, il chilometro zero, ma soprattutto colorato. Mettete 5 colori ogni giorno a tavola. Agricoltura Oggi sta seguendo un progetto di CIPAT Abruzzo, ente formatore accreditato dall'Unione Europea, che si occupa dello stretto rapporto tra corretta alimentazione e salute. CIPAT Abruzzo ha realizzato questo progetto in collaborazione con l'Università del Molise. Ci sarà una seconda parte che si svilupperà in Abruzzo e che si occuperà del rapporto tra cibo e sviluppo del territorio. In questa puntata una interessante intervista nella quale ci occupiamo di un problema purtroppo molto diffuso, che è quello del diabete. E ci sono molti fattori di rischio, l'alimentazione è uno di questi. Assolutamente, soprattutto per il diabete tipo 2, che è la patologia diabetica più diffusa, l'alimentazione è fondamentale, sia per quanto riguarda l'apporto di calorie, ma anche per l'apporto di cibi che possono essere ulteriormente dannosi. Abbiamo trattato stamattina anche l'influenza che alcuni cibi hanno sulla trascrizione del nostro genoma. Quindi noi siamo fatti dai nostri geni, ma anche da quello che mangiamo. Lei ha fatto riferimento ai fattori di ereditarietà, no? Quando ha parlato del nostro DNA, però ha concluso dicendo, ha insegnato una cosa molto importante: ognuno di noi poi è se stesso, ci saranno delle similitudini con i nostri genitori, però dobbiamo saper badare a noi stessi. Certo, perché la trascrizione in pratica, diciamo, per essere semplici, del nostro DNA non è strettamente automatica, ma è influenzata da quello che mangiamo, dalla qualità degli alimenti e da quanto ci muoviamo, quindi anche l'esercizio fisico ha un valore fondamentale perché poi i nostri geni possano codificare al meglio. Le tentazioni sono tante, lei ha fatto riferimento per esempio ad una nota azienda multinazionale presente sul nostro territorio, ovunque, anche se stanno facendo uno sforzo per diventare mediterranei. Ah sì, senz'altro, perché penso che tutti si siano resi conto che alcuni cibi non sono protettivi per la nostra salute, sia per quanto riguarda la composizione calorica, sia per quanto riguarda la composizione di determinati alimenti che sono ulteriormente dannosi. Le faccio un'altra domanda: a livello internazionale ogni tanto arrivano dei messaggi che spesso sono intesi forse non in maniera corretta, si parlava della carne, si diceva che quella rossa facesse male e via discorrendo. Ecco, con la sua esperienza cosa può dire? La verità sta sempre nel mezzo.
Per quanto riguarda la carne, sicuramente la questione non è la carne in Italia è tutta molto ben controllata, è la quantità delle volte che noi assumiamo carne. Anche stamattina abbiamo sentito che probabilmente due porzioni a settimana di 80-100 grammi di carne rossa possono essere sufficienti. Per gli altri giorni abbiamo a disposizione un meraviglioso patrimonio di prodotti stagionali dei nostri orti, dei nostri campi, la frutta, il pesce, i legumi, e su questi bisogna puntare. È l'extravergine. È tutto condito da modiche quantità di olio extravergine d'oliva, che è veramente un toccasana per le nostre arterie. Spumanti Italia, iniziativa messa in campo dal Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo su suggerimento di Andrea Zanfi della rivista specializzata Bubbles. 18-19 gennaio sono giunti in Abruzzo, a Pescara, in particolare nel Museo delle Genti d'Abruzzo, tanti protagonisti di questo mondo. Si è parlato molto con seminari, si è degustato anche molto. Abbiamo già proposto delle interviste nella puntata 1032, abbiamo ascoltato Valentino Di Campli, presidente del Consorzio di Tutea, Andrea Zanfi, e Carlo De Iure, presidente di Vinco, l'aggregazione dei produttori abruzzesi che stanno lavorando per spumanti autoctoni veramente di grande qualità. In questa puntata Riccardo Cotarella, presidente di Asso Enologi, e Giulio Somma, direttore della comunicazione di Unione Italiana Vini. Presidente Cotarella, lei ha espresso come sempre delle valutazioni molto positive per la nostra regione e non solo, quindi le potenzialità della penisola e in Abruzzo in particolare ci sono per un ulteriore sviluppo. Ma l'Italia è un potenziale assoluto in termini di produzioni vitivinicole. In certe regioni le stiamo scoprendo adesso, diciamo, stiamo scoprendo anche ormai a livello abbastanza profondamente conoscitivo, come l'Abruzzo, quindi non è più un flash, no? Logicamente c'è tanto da fare, ma ormai scoprire una miniera significa entusiasmo, passione, voglia di andare avanti, di andare in profondità. È quello che sta succedendo nel sud, è quello che sta succedendo maggiormente in Abruzzo, che a differenza di altre regioni del sud, oltre alla voglia, oltre alla potenzialità, ha questo carattere duro, ostinato degli abruzzesi che è propedeutico ad un'azione di successo. Lei concorda con l'idea che ha portato a questa Spumante Italia, cioè di mettere un po' d'ordine in questo settore che è andato un po', diciamo così, con eccessiva libertà, ognuno per sé? Ma io non la chiamerei eccessiva libertà, no? È l'entusiasmo della scoperta che a livello nazionale ha portato alla luce tesori che stavano lì in attesa che qualcuno li scoprisse, ma quando invece abbiamo dormito per secoli, per millenni, specialmente in Italia, no? Avendo scoperto all'improvviso questa grande miniera, ci tuffiamo con l'entusiasmo giovanile nel senso non dell'età, giovanile del momento della scoperta. A volte si va un po' anche con un entusiasmo eccessivo, quindi con un approccio leggermente caotico, non programmato, ma diciamo nella maggior parte dei casi è l'entusiasmo che poi ci porta a grandi risultati. Allora, direttore della comunicazione di Unione Italiana Vini, è la sua impressione per questa iniziativa? Allora, l'impressione è intanto di grande fiducia e di speranza per due motivi. Perché siete riusciti qui in Abruzzo a rimettere insieme un'Italia spumantistica che in realtà nel corso degli ultimi anni non ha trovato più momenti di incontro. Tanti anni fa nella patria del Prosecco si organizzava la Mostra Nazionale dello Spumante, che è stata per oltre 40 anni un momento di aggregazione dell'Italia spumantistica. Finita quell'esperienza poi nessuno in Italia è più riuscito a ricostruire un luogo di incontro, quindi già questo è un grandissimo risultato positivo, bello, un risultato diplomatico e politico che secondo me aiuterà molto l'Italia del vino a crescere in maniera diversa
dalla Francia e dal cava spagnolo, perché loro sono, questi due grandi prodotti sono prodotti a denominazione, quindi legati a un territorio. L'Italia ha decine e decine di territori diversi che esprimono denominazioni diverse, quindi noi dobbiamo trovare una formula italiana, una terza via rispetto alla promozione mondiale del nostro vino. E l'altra grande importanza di questa iniziativa è che spero veramente serva da volano per lanciare la spumantistica abruzzese. Abbiamo sentito dal presidente Di Campli che ci sono già dei progetti in vigna, quindi non stiamo parlando di progetti sulla carta. Bene, questa iniziativa che veramente aiuti a, diciamo, il decollo di una famiglia di prodotti, perché anche qui avete diversi vitigni autoctoni che possono entrare insieme o da soli all'interno della, diciamo, delle basi spumante. Da quello che ci ha detto il presidente degli enologi italiani, questo potenziale di qualità c'è, adesso si tratta di farlo passare dalla vigna alla cantina, ma soprattutto dalla cantina ai mercati. Quella sarà il passaggio più difficile, perché lì la natura finisce e comincia l'uomo. E dato che l'uomo è artefice di grandi vittorie ma anche di qualche disfatta, io mi auguro veramente che sotto la guida di Di Campli, diciamo, i produttori abruzzesi riescano a ritrovare quella sintonia di intenti sulla promozione di un prodotto che, da quello che ci dicono i tecnici, e oggi lo assaggeremo, ha grandi potenzialità di qualità. C'è un racconto che vi stiamo proponendo qui da Agricoltura Oggi e riguarda un fiume, Laterno Pescara. È stato scritto un libro, Laterno Pescara, mistero di un fiume. Del Pescara si sa tanto, dice Tino Fortunato Risipio, uno degli autori del Laterno, in verità molto poco. Pensare, realizzare questo lavoro sono stati necessari ben 25 anni. Questa è la seconda parte. Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta di questo grande fiume d'Abruzzo e lo facciamo attraverso il racconto appassionato di uno degli autori del libro Laterno Pescara, mistero di un fiume, Tino Fortunato Risipio. Poi c'hai Amiternum e lì cominci, insomma, a vedere che ai tempi suoi doveva essere stato veramente un grosso punto di riferimento, sia di carattere geografico che di carattere economico, ma anche, insomma, umano. Io cercavo di capire che c'era intorno, che cosa teneva la gente, perché la gente abitasse là, perché vivesse là, come viveva, quello che mangiava. Capii che però la zona più forte che ancora resisteva era la Valle Subequana, che nasce cioè all'ingresso quasi dell'Aquila venendo da Pescara, per uscire poi a Molina Aterno. È un tratto di 34 km, dove il fiume ce l'hai sempre a 20, 30, 40 metri sotto alla strada che percorri, e ogni tanto ci sta qualche calatella dove scendi, vedi e guardi e trovi, sì, cose romaniche, molto antiche, ma soprattutto capisci che non c'è gente. È come se per noi Pescara, uno dice alla Pescara, la Pescarina, mi sono fatto un bagno quando eravamo ragazzi, attraversavamo il fiume, il fatto di avere le barche sul fiume, lì non ci sta, perché non c'è posto, però è affascinante, lì capisci che c'era un'agricoltura strana, che era l'agricoltura del contadino pescatore. E andammo alla ricerca di vecchie immagini che poi nel libro riusciamo a riportare. Ma soprattutto incontrai questo signore che mi presentò il papà, che aveva quasi 85-90 anni, che mi spiegò che succedeva in quel posto. In quel posto praticamente l'attività era, sì, pastorizia. Poi c'era del farro, c'era la solina, probabilmente c'era anche del grano di Saragolla, cioè degli antichi cereali. C'era un allevamento di bassa corte, voglio dire, papere, galline, che servivano più al... Come campavano? Campavano con
le pecore. La morra, e scoprirla il termine che significa morra, ogni mattina queste 20, 30, 40, 50 famiglie che stavano lì lungo quella strada, uno di loro usciva e tutti gli altri padroni delle case aprivano le stalle e le pecore seguivano tutte le altre pecore. Ogni padrone di stalla aveva la sua morra, che bene o male si aggirava sul numero che andava da 8 a 10 pecore. La particolarità era che quando andava in montagna, tornando la sera, alle porte di Acciano, che è il paese più grosso della Valle Subequana, ogni pecora ritrovava la sua stalla, senza che ci fosse il padrone che dicesse questa è mia e no, questa è mia. E c'era poi il modo di mangiarle queste, si mangiavano, come era anche giusto, in momenti particolari, era il discorso della Pasqua, era il discorso perché magari la pecora era zoppata, era il discorso di qualche cosa che tornava dal tratturo, perché lì vicino da Navelli partiva il grande tratturo che andava fino nelle parti del Foggiano. Quindi c'era questo discorso che però non giustificava, alla fine scoprì il tesoro. Amiche e amici di Agricoltura Oggi, grazie per essere stati con noi. Si è conclusa anche questa puntata 1033. Andate sul nostro sito agricolturaoggi.com, andate sui nostri riferimenti social, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Insomma, state con noi. Alla prossima settimana.